Al neoassessore Leonardo Straface, intanto facciamo i complimenti perché San Giovanni, da quello che stiamo vedendo ieri sera alla Fontanella e stasera qui sul Corso, incomincia un po' ad animarsi. L'accusa che era stata rivolta a questa amministrazione di immobilismo, con l'avvento di Leonardo Straface qualcosa si vede. Sicuramente sì, iniziamo già con questa festa d'autunno, che è bellissima, guardate la gente che c'è, l'atmosfera, deve rimanere qua la gente, non deve andare fuori. Noi ogni domenica, almeno penso io, di fare un'iniziativa diversa. Ma abbiamo iniziato bene, E caro quello, Antonio. infatti è quello che diceva la gente ieri sera alla Fontanella, se il centro storico fosse animato con qualche festa sabato e domenica non ci sarebbe questo, diciamo, quest'abbandono. Sicuramente sì, io sono d'accordo e lo ripeto, dobbiamo fare delle iniziative ogni settimana e fare rimanere la gente sul posto, non deve andare fuori, perché abbiamo dei posti bellissimi, abbiamo un centro storico che è una meraviglia, abbiamo questo corso, guarda, è invidiato da tutti. È meglio rimanere qua che andare fuori, secondo me, Antonio. E quindi questa sera, per ricapitolare, questa sera che cosa si tratta? Stasera c'è la Coldiretti. Tempo quindi ce lo permette, altre iniziative, ulteriori iniziative da domani in poi? Ma secondo me, guarda, fare ogni, io te lo ripeto, ogni domenica fare un'iniziativa, la prossima domenica vediamo cosa ci inventiamo, ma dobbiamo pure andare nei rioni, magari andare in piazza, Anche nei andare. quartieri periferici, Bravo, Olivaro, Palapalle, eccetera, non li abbandoniamo. no, assolutamente no, dobbiamo fare, te lo ripeto ancora, ogni settimana un'iniziativa, nei quartieri, all'Olivaro, a Pallapalla, alla costa, a tutte le parti. Questo per quanto riguarda novembre, invece per le feste di Natale che cosa prevede questa amministrazione e in modo particolare il vostro assessorato? Guarda, io quando ho iniziato ho avuto un incontro con queste delle luminarie. Quelli delle luminarie, noi praticamente abbiamo iniziato già a montare le luminarie. Abbiamo montato le luminarie e facciamo tutto l'anello del paese. Viene coperta tutta la zona e per la prima volta i commercianti non pagano una lira. Facciamo tutto noi come amministrazione. Questo Facciamo ci fa una cosa. piacere perché gli altri anni mettevano qualcosa invece. No, quest'anno a costo zero, facciamo tutto noi come amministrazione e lo ripeto di nuovo, facciamo tutto l'anello del paese. Insomma, assessore, neoassessore, oltre a farti gli auguri in diretta, perché è la prima volta che intervistiamo il neoassessore Leonardo Straface, San Giovanni in Fiore dovrà ritornare a essere la capitale della Sila. Sicuramente sì, Antonio, deve essere la capitale della Sila. Se no che facciamo? Con questo augurio noi chiudiamo questa intervista.
fare. Io quanto? Thank you.
vita che la radio è tanto. Che ci ha scoperto e ci ha portato qui. Grazie.